Con questo quadro volevo raccontare e racconto che la Sicilia non è solo mafia, la Sicilia è anche questo, la Sicilia sono i colori forti, questi colori taglienti, questi colori della natura. Infatti nei miei quadri racconto molto questa natura, questi contrasti, perché la Sicilia è l'inferno e il paradiso nello stesso tempo. Questi ulivi, gli ulivi saraceni, questi ulivi che raccontano, chissà quante storie potrebbero raccontare questi ulivi, quante persone hanno visto passare in mezzo a queste campagne siciliane. Ecco, questa è la nostra terra, questa è la Sicilia. E io racconto, faccio parlare le ombre, ombre penombre, queste luci contrastanti. Ecco, questa è la nostra terra siciliana. E io quando dipingo cerco di mettere in evidenza l'effetto cromatico, cerco di mettere in evidenza le tante sfumature, le tante tonalità. Queste tonalità, questa terra che dà il colore, si vede questo marrone forte, intenso. Ecco, mi ricordo da bambino quando andavo in campagna e correvo in mezzo alla terra e vedevo questi colori e queste ombre. Ecco, questa è la bellezza della Sicilia. Io continuo a raccontare nel mio percorso pittorico, continuo a raccontare come fa il cantastorie e sono dei fotogrammi del nostro paesaggio siciliano. Vorrei salutare a tutti, tutte le persone che mi seguono dal territorio nazionale italiano. Questa è un'opera che io sto facendo, che sto finendo e spero di farvi vedere altre opere che io realizzo. Saluto a tutte le persone che mi scrivono e a volte mi chiedono delle spiegazioni sulle terre, ma sappiate, non posso rispondere a tutti, però cercherò piano piano di farvi vedere tutte le opere che io sto dipingendo, ma soprattutto oltre a questo quadro naturalistico, il quadro sulla natura siciliana, vi farò vedere anche i quadri sulla storia del nostro paese.